come sta andando? Tutto bene, adesso sono in un periodo di riposo dal basket, diciamo, perché sto lavorando. Sto bene, sì. Riavvolgiamo il nastro, è stata una stagione molto molto intensa, importante, un campionato vinto nel girone e poi è arrivato questo non accesso nella seconda fase, complice anche l'infortunio a Stefano Zampogna. Sì, comunque dopo tutto ciò che è successo della stagione, io posso dire che per me probabilmente è stata la stagione più bella che ho giocato in Italia. Prima per il fatto che era un campionato molto combattuto, con tante squadre in gambe. Poi ovviamente abbiamo vinto la regular season, diciamo, e poi i playoff, sì, c'era la domanda di Zampogna e anche squadre ben attrezzate come Sansevero, con un budget molto più alto rispetto al nostro. Abbiamo dato tutto e alla fine non è andato, però io rimango contento con la stagione perché abbiamo fatto secondo me una bella impresa. Qualche sera fa siamo stati a seguire Flavio Tranquillo, voce numero uno del basket italiano, che analizzava la situazione del basket nostrano. La problematica fondamentale rispetto agli altri paesi legata al basket sono purtroppo le normative, le leggi, troppe, e troppi cambiamenti. Sì, negli ultimi 3 anni i campionati a questo livello di C, B hanno cambiato 3 volte, quindi non si trova in un momento di difficoltà come adesso. La prima cosa che deve essere è un po' di stabilità a livello dei campionati. Poi c'è la domanda che riguarda a me, tipo gli stranieri, perché ci sono quelli che dicono dobbiamo dare spazio ai giovani, dobbiamo trovare spazio per i giovani per farli migliorare in modo buono. Però se guardiamo, io parlo sempre di esempi che ci sono in Europa, tipo esempio Spagna, probabilmente la squadra più forte d'Europa, ovviamente dietro l'America nel mondo. Un paese in cui in ogni livello ci sono permessi stranieri e non ha nessun effetto riguardo i giovani, il sviluppo dei giovani. Per me questo è uno cavolato, diciamo così. Chi è più forte scende in campo. Sì, infatti se c'è un giovane forte giocherà. Se non è forte, non è che tu devi dare spazio a uno perché è abbastanza bravo, ma non se ci fosse uno straniero non starebbe in campo. Questo è, per me non ha senso. Se un giovane è forte giocherà, ci saranno sempre i giovani forti, ci saranno sempre quelli meno forti e questo sarà sempre il basket. Come tanti inglesi di questa città ormai trapiantati, ti stai trovando alla grandissima. Progetti per il futuro? Sono qua con la mia bella ragazza. Ho lavoro adesso, quindi questo è molto importante perché ovviamente qua non è facile trovare un lavoro. Quindi quest'anno voglio continuare a lavorare alla scuola, col basket spero di rimanere con Vis, vediamo che succede con il campionato perché ancora non sappiamo bene come sarà strutturata, quindi ovviamente voglio giocare ancora, ma adesso per me il lavoro è la cosa più importante e il basket è più un divertimento. Oggi qui al Palabotteghelle c'era un ospite speciale, e te lo ricordavi, Jamal? Sì, ho dei brutti ricordi di quel primo anno. No, sul serio, ho parlato con lui, non lo conoscevo bene allora perché ovviamente eravamo... Sì, ho giocato contro lui soltanto nei playoff perché sono arrivato dopo febbraio, quella stagione. Ieri siamo usciti, abbiamo mangiato insieme, un bravo ragazzo in gamba, ha trovato una buona situazione in America, sta facendo il coach ad un livello molto buono, ad NCAA Division 1, quindi sì, quando l'ho visto però gli ho detto un paio di parole che non voglio ripetere adesso per quello che è successo all'epoca. Probabilmente una delle poche cose positive di questo nuovo campionato di C-Silver potrebbe essere il ritorno di tanti buoni giocatori anche stranieri. Per esempio in quella finale ricordo, oltre James e Jamal, Billy Folo, Faran. Quella finale c'erano due squadre che sarebbero potute stare anche quest'anno in C1 tranquillamente fra le prime 5-6 squadre. Poi il livello, per queste ragioni per cui abbiamo parlato, il livello è basato un po'. Speriamo che quest'anno, ovviamente dobbiamo aspettare ancora per vedere come, ma speriamo che ci riporta un livello un po' più discreto, diciamo, perché sinceramente come giocatore
voglio vedere i giovani giocare, ma come giocatore voglio giocare anche contro giocatori in gamba, ovviamente. Quindi io spero che ci sarà un altro bel campionato con squadre che vogliono dare tutto per, chissà, accedere in Serie B, non lo so, per vincere sicuramente.